È arrivata a conclusione l'esperienza amministrativa di Roberto Vasai, presidente della provincia di Arezzo, in occasione dell'ultima seduta del Consiglio provinciale. Il suo saluto e la relazione di fine mandato. È stata un'esperienza che è durata da presidente 9 anni e mezzo, 5 con elezione diretta a suffragio universale, 4 in diretta dai sindaci e dai consiglieri. È stata un'esperienza in un periodo difficile, però ci ha permesso di rimanere in piedi, di far sì che questo ente continuasse ad avere un ruolo così come prescrive la Costituzione in questi territori, seppur in presenza di carenze finanziarie importanti. Come lo lascia questo ente? Ma nonostante tutto, bilancio è sano, un ente che deve continuare ad avere una prospettiva per servizi che sono fondamentali ai nostri cittadini. Insomma, le strade e le scuole superiori sono un peso importante per questo ente, ma che devono ritrovare nella fluidità finanziaria quei meccanismi che permettano di avere strade scorrevoli ed efficienti e strutture scolastiche in grado di ricevere e ospitare i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, che sono tanti in questo territorio. Il prossimo 31 ottobre si voterà per l'elezione del nuovo presidente della provincia. Un'elezione di secondo livello. Ad esprimere le preferenze saranno chiamati i consiglieri comunali di tutti i comuni dell'Aretino. Sarà una sfida tutta al femminile: da una parte Ginetta Menchetti, sindaco di Civitella per il centro-sinistra, dall'altra Silvia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi per il centro-destra.